Ciao ragazzi e bentornati in questo nuovo video, nuovo tutorial, primo tutorial del canale. Allora, oggi mi è venuto in mente di fare un video più bello, più fantastico, più queste cose, perché ancora non ho ancora fatto un tutorial e oggi ho pensato di farlo. Oggi non sto usando Bandicam, non sto usando OBS, ma sto usando ATube Cancer, che è una modalità di registrazione uguale come in Bandicam, però già che l'ho installato ieri non so proprio le periferiche giuste e non so se si può avere la webcam. Puoi pure streamare, come installare degli altri video per metterli insieme e puoi registrare l'audio soltanto o anche nei DVD. Puoi creare un DVD, un CD e la Blu-ray. E volevo dirvi soltanto come si installa e queste cose così. Dovete andare su Chrome, dovete andare su. Spero che mi ricordi. Dovete andare su Soft Onyx, non so come si nomina. Aspettiamo che si carica. E andiamo qua, mi sembra, non mi ricordo. No, era qua. Ma ce l'ho già questo Opera, ma state zitti. Andiamo un attimo su Software Nick New Recensione. Ecco qua. Andate su Cerca per argomenti. Andate là e scrivete a YouTube can. Aspetta, se lo so scrivere. Cat. Ve lo cercherà, io l'ho già installato e siamo qua. Dovete installarlo, download gratis, lo installate, vi uscirà qua una diga dell'applicazione che si sta installando e sceglierete delle impostazioni che dovete aprire queste cose così. Dopo dovete, già che io se avete un microfono che l'avete collegato, andate su qua e cliccate sul microfono che avete, e se non vi esce andate su ve lo cerco adesso io perché voglio fare proprio un controllo. Pannello di controllo e andate su audio e metterete come impostazione l'audio, il microfono che avete integrato sul computer, sul portatile di sicuro. Andate su questo qua che è hardware e suoni e andate su. No, aspetta. Andiamo su questo, vai. Andiamo su. Sì, dai, non so manco come si usa questo. Andate su i suoni questi. E dopo impostate il microfono che avete integrato. Io ho un microfono Realtek Hiked Definition Audio, che è il mio quello là del computer, e forse mi comprerò un microfono che costa poco e comprerò tutto il processo là e porterò domani, mi sembra che lo carico, un video di Minecraft, perché voglio essere almeno un video di Minecraft ogni settimana. E volevo dirvi pure come si installa Bandicam. Poi, se mi ricordo bene, Bandicam, chi è interessato di Bandicam, chi
interessato a registrare come me o avere cose come puoi registrare fino a che cavolo. No, non me lo trovo qua. Qua potete trovare su o Softonic. Potete trovare tutto quello che vi serve come app per registrare e tutto queste cose tutto così. Volevo dirvi subito per un attimo che dovete iscrivervi subito al canale per il ritorno del canale di solito, perché è da 6 giorni che non registro video e mi dispiace. E volevo dirvi che siamo già a 22 iscritti e vi ringrazio un bot che si sono iscritti 2 iscritti. Che cavolo ho detto? E vi lascio in descrizione il canale di Michuin DPA, che è uno youtuber che lo conosco. Se mi trova il canale, mi fa paura. Non me lo trovo, aspettate un attimo. Ecco. E questo canale, se non è adatto per dei bambini che non vuole, come chi non vuole, perché lui dice padolacce, però se volete, se accettate le padolacce, andate a iscrivervi a Michuin DPA, che è un canale con 52 iscritti, è molto bravo lui perché collabora in nei, nei suoi io collaboro nei suoi video e quando ci incontriamo su Discord parliamo pure per il canale o per registrare. E dopo volevo chiedervi di lasciare in questo video 5 mi piace per il tutorial, perché questa nuova serie ne vale la pena lasciarne 5 mi piace, e sto usando il portatile perché ci sarà un problema con il computer e questa cosa mi dà fastidio, però lasciamo stare. Allora, indovinate cosa sto sprecicando? Che cavolo. Allora, volevo dirvi subito, andiamo qua per il tutorial. Aspetta, quanti minuti sto registrando? 8, sono pochissimi. Andiamo su questo video che ho guardato per mi ha fatto paurissima. E andiamo su questo link che vi metterò tutto in link in descrizione per installare il tutto. E aspettiamo un attimo qua. Non mi interessa. Aspettiamo 5 secondi. Va bene, tocchiamo avanti. Qua lo chiudiamo pure perché non ci serve più. Ecco, era qua. Magari sono scemo pure io. Era qua. Adesso andiamo su download. Anche se io ce l'ho già. Però vi faccio vedere come funziona. Lo installate tutto o accedete con Facebook o accedete con Google e vi installerà il processo con la scritta qua e dopo vi uscirà perché quando io apro non mi interessa per adesso quando io apro ad esempio. Aspetta, perché non sono ancora abituata con questa cosa. Quando aprite qua, perché io ho messo tutto in una cartella le cose per il editing e queste cose così. Quando lo andate a installare, vi uscirà qua nello schema come ho installato queste cose ieri.
Aprite questo qua, ci fornisci pure quello là per edità di video, che poi a come fai, perché se non lo paghi Bandicam, se lo vuoi gratis puoi registrare fino a 10 minuti, però dopo puoi unirli facilmente, puoi mettere una musichetta di sottofondo e tutte queste cose. Dopo lo aprite, quando vi aprirà il coso, vi uscirà questo qua, dovete toccare sì. E vi uscirà qua una scritta Bandicam che vi laggerà per un minuto. E alla fine, qua uscirà Bandicam con la rotellina che vi girerà. E volevo così. Dopo, se volete avere OBS, andate su OBS. Guarda, qua esce cosa. Qua vi farò questa qua. Se volete andare a prendere. Stai fermo. Dopo andate su. Ah, mi fa male la gamba. Andate su, cercate se non volete eseguire questi cosi sul mio canale, andate a cercare come si installa Bandicam, YouTube e queste cose così. E guardate, già ho iniziato a registrare. Se togli qua ho tutte le registrazioni, potete decidere se volete la webcam sì o no, potete decidere il microfono, potete decidere la forma della webcam, dove la volete, in mezzo, in basso, queste cose così. Dopo volete la grandezza e queste cose così, le puoi trovare facilmente. Allora, per OBS dovete soltanto cliccare qua e dopo fai così, perché non l'ho eseguito su questa cosa, però è migliore degli altri. Andate qua, cliccate su download, mi sembra, e vi uscirà la striscia mentre che si stava installando. Adesso chiudo questo Bandicam perché lo uso soltanto per la webcam grande, perché funziona meglio. E niente, ho mostrato tutto quello là che usavo io per registrare, che ho usato. E per registrare come facevo prima, per registrare usavo questo qua, la telecamera del computer integrato, che la trovate o sullo start, che è qua ce l'avete integrata in tutti i dispositivi, computer e tutte queste cose. Dopo avete pure questo qua che ve lo consiglio. Potete fare pure gli stream e potete decidere l'area come se vuoi registrare soltanto una parte, registra un'altra una parte e basta. Se vuoi registrare tutto, registra tutto. Questo qua è ad esempio come spiegarlo facilmente. Allora, per questo video è tutto, lasciate un mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi se non l'avete già fatto, accendete la campanellina così avrete tutte le notifiche del canale. Ciao a tutti e a tutte!